Stasera mi aspettavo, come penso tutti i tifosi della Roma, una vittoria da parte della squadra di Mourinho, una vittoria che doveva essere un po' una ripartenza della formazione giallorossa dopo i 7 gol fatti all'Empoli e anche il pareggio di Torino. Non solo non è arrivata la vittoria, è arrivata un'umiliazione pesantissima, una prestazione penso tra le peggiori in assoluto della storia della Roma, una prestazione vergognosa. Da parte di una squadra spenta, abulica, che non correvano comunque in campo, non si muovevano, ma tra l'altro non avevano né una squadra che non aveva né capo né coda. Tra l'altro mi ha ricordato proprio quel Genoa-Roma di Ranieri, tra l'altro arbitro era lo stesso Orsato, quando Ranieri poi si dimise a fine partita, vincevamo per 3-0, perdemmo per 4-3. Si dimise perché aveva capito che ormai la squadra non lo seguiva più. Mi ha dato veramente l'idea a questo. La partita di questa sera, preoccupante, dopo 6 giornate, 3 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria. Hai voglia adesso a chiedere scusa, hai voglia che i giocatori vanno a chiedere scusa, che l'allenatore va a chiedere scusa. Bisogna comunque rispondere sul campo e far vedere le cose come stanno sul campo. Dare dimostrazione di superiorità nei confronti di una squadra, quella del Genoa, che ha messo tutto quello che poteva mettere, ha ottenuto la prima vittoria in casa, la seconda di questo campionato, ma ha anche dimostrato di essere anche fragile quando veniva attaccata, le poche volte in cui veniva attaccata. E la Roma ha una superiorità tale, anche da un punto di vista tecnico, nei confronti del Genoa, da poter comunque batterla senza, diciamo, grandissimi problemi, senza dover accampare le scuse di una squadra che ha giocato con 24 ore di ritardo rispetto all'avversario, al fatto che possiamo avere le coppe, tutto quello, sono tutte scuse che non reggono assolutamente e che in questo momento chiamano veramente in causa prima di tutto proprio l'allenatore. Una squadra con Lukaku, con Dybala, con giocatori comunque di assoluto livello non può fare partite come quella che abbiamo visto questa sera, con una difesa che è totalmente imbarazzante, dove non si marca nessuno, giocatori che potevano fare quasi il bello e il cattivo tempo, in grado di poter andare in porta, di poter segnare senza avere l'opposizione comunque di una difesa che poi alla fine avevamo soltanto Indica, il resto non c'era più nessuno, perché chi si è fatto male come Llorente o chi è stato messo fuori per tempo, perché Mancini probabilmente sarebbe stato cacciato via nel secondo tempo, visto il suo nervosismo, e quindi ha giocato con Cristante e Indica centrali quando poi ha schierato la difesa a 4. Ma penso che stasera nemmeno Mago Merlino in mezzo al campo avrebbe potuto trovare la quadra della situazione, avrebbe potuto dare alla Roma la possibilità di poter ribaltare il risultato. Però è stato un risultato vergognoso, veramente vergognoso. E ne devono uscire loro fondamentalmente e principalmente comunque Mourinho. L'impressione, sinceramente, l'impressione che ho avuto questa sera è che l'era Mourinho sia finita comunque nella Roma, perché questa è stata peggio della sconfitta contro il Bodo, che è venuta alla fine comunque di ottobre, era la terza partita della Conference League. Adesso magari si dirà che si pensa solo ed esclusivamente alla Coppa e all'Europa League, insomma, io si spera chiaramente che Roma possa arrivare fino in fondo in Europa League, ma la posizione in classifica è assolutamente preoccupante, tra l'altro con un calendario che era favorevole, favorevolissimo comunque alla Roma. Se vogliamo la gara con la Salernitana e la gara contro il Verona, Roma non meritava né di pareggiare la prima né magari di perderla la seconda, ma quelle che sono venute dopo, dalla sconfitta contro il Milan, quella questa sera contro il Genoa, sono veramente delle prestazioni vergognose, ma quella di stasera è veramente vergognosa, che è difficilmente riscontrabile, difficilmente si può ricordare comunque una prestazione del genere con quei protagonisti in campo. Ne devono comunque uscire loro, trovino la soluzione per uscire da questa situazione. Io non lo so, fossi stato io al posto di Mourinho me ne sarei andato alla fine della gara, un po' come fece Ranieri, perché l'impressione è veramente questa, che forse non c'è più o feeling tra la squadra e l'allenatore, sta di fatto che comunque è una situazione questa che è inaccettabile e ingiustificabile. In altri tempi probabilmente i tifosi sarebbero andati ad aspettare a Fiumicino o comunque a Trigoria. Invece domenica ci sarà comunque il pieno per la gara contro il Frosinone dell'ex Di Francesco, ma certamente, certamente la gente si dovrà e si farà sentire, perché quello che è successo questa sera è una macchia che difficilmente riusciremo a cancellare.
Un abbraccio a tutti quanti voi e sempre, sempre, sempre. Forza Roma, forza Roma, forza Roma.